Almanacco azzurro. Maradona e Medvedev ci hanno fatto mazza tanta palla vera. Maradona faccio sonna sto scudetto portangilla parte ca. Maradona un veneto da pesca mazza d'embria che va a segnare. Maradona si innamora già. Eccoci con Almanacco Azzurro, la rubrica curata da te, caro Federico Mancini, tutta incentrata su Napoli-Milan, e prego. Sì, allora, praticamente per questa partita vediamo il parallelo tra le due squadre. Quest'anno non abbiamo giocatori nelle file attuali che hanno giocato nelle rispettive squadre. Abbiamo... analizziamo adesso il profilo Milan, cioè, a parte i vecchi giocatori di vecchia epoca, parlo del mitico Ruben Buriani, chi non lo conosce, o di Giovanni Galli, oppure andiamo nella lista allenatori dove troviamo Roberto Donadoni, che è stato senz'altro, diciamo, una persona che ha sia giocato sia allenato il Napoli, certo. Invece ha giocato nel Milan. A memoria ti dico, forse l'unico ex sarebbe Ignazio Abate, che giocò con noi in Serie C. Esatto, bravissimo. Io l'avevo depennato, tu l'hai ricordato, bravo. D'altronde chi si ricorda di Ignazio Abate? Vabbè, no, che cattiveria. Vabbè, diciamo che c'è effettivamente un giocatore che l'anno scorso stava in Napoli, si è visto poco, Gabriel, portiere, che era in prestito. Ecco, bravissimo. Era in prestito, è tornato al Milan, ma pare che sia in lista di sbarco. Allora, nel Milan che cosa troviamo? Troviamo una squadra che viene dalle vicissitudini cinesi. Come certo. Ben sai, Raffaele non è più di proprietà berlusconiana, ma dopo 30 anni e passa. Dopo 30 anni, dopo aver vinto tante coppe, ha ceduto ai cinesi, e questo cambio di società ha procurato una fase di assestamento, certo. Per cui la campagna buonamente ne ha risentito. Ma dobbiamo anche dare un lieve merito, cioè il Milan, secondo statistica, pare essere a ridosso, oppure forse superare anche l'Atlanta, per quantità di giocatori giovani di aver fatto giocare in prima squadra. Non andiamo a ritroso parlando di Mattia De Sciglio, non ultimo è Davide Calabria. Quindi vuol dire, esatto, che la primavera del Milan, che è sempre stata foriera di giocatori dai tempi di Collovati, evidentemente funziona ancora. Cosa troviamo quest'anno nella lista difensiva? Troviamo il paraguayno che gioca e titolare, a quanto pare, il paraguayno Gustavo Gomez che sì, giocherà titolare nella partita col Napoli. E da sottolineare, salvo sorprese, chiaramente. Salvo sorprese, perché comunque la carta stampata fa delle previsioni fin quando non vengono comunicati. Certo. Cioè c'è il famoso Alessio Romagnoli, famoso perché è stato super valutato e super comprato. 30 milioni e 30 quest'anno milioni cioè si voleva spendere Chessi 40. E voleva spendere 40, non sappiamo se... Ma sembra che il Milan lo voglia tenere. Il Milan ha deciso di tenerlo. Per quanto riguarda il centrocampo, da sottolineare il nuovo ruolo datogli da Montella, nuova verve di Giacomo Bonaventura, che sì, pare un attimino ringalluzzito. Nelle precedenti stagioni l'abbiamo trovato un poco ammussolito, come si suol dire il termine, mi sfugge il termine, appesantito, abbacchiato, non lo so, non è un piatto rustico da mangiare. E da sottolineare con un pizzico di rammarico Andrea Bertolacci, che è un'altra volta infortunato, esatto, un'altra volta infortunato, quindi questo ragazzo non riesce a trovare la quadratura condizione del cerchio, certo. Per quanto riguarda il centrocampo, c'è un ex Napoli, José Mauri, che voce di popolo pare che sia già in lista di sbarco dopo che era stato comprato. Ossessosa. Perché José sono due, Juan Mauri, mi stavo confondendo. José Mauri e Juan Mauri Argentinos. Poi per quanto riguarda, dobbiamo rilevare l'attacco, l'attacco si basa sempre su Niang e Bacca, perché poi c'era un ex che neanche è diventato ex, perché parliamo di Gianluca Lapadura, che non so se attualmente sia infortunato, non sì, figura nelle liste degli attaccanti. Per quanto riguarda il Napoli, la formazione, come hai detto tu, Raffaele, è quasi riconfermata, soltanto queste due chicche nuove di Mertens e di Latte Milik, ci auguriamo. Speriamo che sia un bel latte buono. Il fatto che Sarri lo lanci come titolare la dice lunga, perché Sarri non è uno che facilmente
mette i giocatori in prima squadra, è uno che ci pensa e quindi il fatto di sembra dare le giuste lanciarlo garanzie. sembra che il giocatore abbia già capito gli schemi del Bonsar e questo ci fa sperare in qualcosa di buono. Assolutamente sì, E assolutamente quindi sì. io direi per questa rubrica un attimino sintetica, perché comunque non c'erano grosse, diciamo, differenziazioni tra le due squadre, perché sono totalmente, almeno il Milan, e quasi totalmente nuovo, oltre a livello societario anche nei giocatori, e quindi possiamo dire che non ci sono grandi ex Da da questo punto di poter vista, certo. ricordare, e quindi insomma le due squadre vanno a giocare una partita che vede il Milan nuovo, perché quando si ha, cambia allenatore è sempre un entusiasmo nuovo. Raffaele, tu che hai Certo, certo, giocato certo. e che eri un famoso portiere, Sì. Raffelic, Raffaelic. però avevo un procuratore un attimino di pessima categoria che era Mauro Ciro, non t'ha saputo sistemare come brasiliano. C'è stato là il Infatti, tesseramento è venuto meno. peccato, E vabbè. comunque era un grande portiere. Mi rifarò, promessa. Cambi procuratore, prendi Raiola. Sarebbe meglio, insomma, lui magari mi piazza E da qualche parte. quindi da sottolineare che in città ci sono anche tifosi napoletani del Milan, perché questo è un vecchio perché come si realizzano i tifosi delle altre squadre nelle società diverse, nelle città diverse? Perché, per esempio, parliamo del Parma che si sta ringalluzzendo e adesso in promozione. Ci sono attualmente i tifosi del Parma perché risalgono all'epoca di Thomas Brolin ai fasti del Del Parma, vecchio del Parma, ecco, portiere. diciamo, Ecco perché certo. il Milan, insomma, trova ancora giocatori, cioè trova ancora tifosi che abitano a Napoli ma tifano per il Milan, che magari Benissimo. forse non si ricordavano Gianni Rivera o insomma avevano un giocatore simbolo. E Esattamente. quelli che per cui sono stati, ma io direi anche nell'epoca, giusto per completare e mettere un po' di cascina in pieno, Certo. anche nell'epoca del Torciniello, come della triade olandese, il Milan, Ah, ma sì. aiutami, non mi sovviene il nome, Vabbè, insomma, sono quelli erano alla i fine. tre. Sono loro. Faccio una figura barbina, non ricordo i tre, comunque Rijkaard, era, Van Basten, e ecco, poi forse, Rijkaard, ecco, me ne manca anche a Van me uno, diciamo, Basten, però sono quelli, quelli famosi famosi. esatto, erano i tre, mancano uno, come al solito, tu ti dimentichi tutto. Vabbè, pazienza. Scordia. Vabbè, e comunque abbiamo detto tutto per quello che c'era possibile dirci per quanto riguarda queste due squadre. Assolutamente sì, io ti ringrazio Ringrazio Federico. te, Raffaele, ringrazio i nostri cari ascoltatori per questa puntata che E andiamo. Gullit, com'è venuto?